Vielen Dank, dass wir heute Morgen bei euch sein dürfen. Grazie per la possibilità di essere qui questa mattina. Wir haben ja schon die letzten zwei Wochen zusammen in der Bibel studiert. Nelle scorse due settimane abbiamo studiato la Bibbia insieme. Ich habe einige von euch schon kennenlernen dürfen. Alcuni di voi già ho potuto conoscerli. Und ich freue mich, dass wir jetzt auch zusammen hier den Gottesdienst feiern können. E sono contento che oggi abbiamo la possibilità di festeggiare il culto insieme. Nun, wir hatten verschiedene Themen in den letzten zwei Wochen betrachtet. Nelle scorse due settimane abbiamo avuto diverse tematiche. Wir haben uns prophetische Themen angeguckt. Abbiamo visto dei temi profetici. Wir sahen den großen Kampf im Himmel. Abbiamo visto il grande conflitto nel cielo. Wir haben uns auch die Kämpfe auf Erden angeschaut. E abbiamo visto anche le lotte, le guerre sulla terra. Wir haben sogar politische Themen besprochen. Abbiamo parlato anche di temi politici. Und wir haben gesehen, wie Gott unser Herz verändern möchte. E abbiamo visto come Dio vuole cambiare il nostro cuore. Und gestern Abend haben wir gesehen, wie unsere neue Heimat im Himmel aussieht. E ieri sera abbiamo visto come sarà la nostra patria nel cielo. Aber wisst ihr was? Ma sapete una cosa? Der Himmel kann schon hier auf Erden beginnen. Il cielo può già iniziare qui su questa terra. Und darüber soll es heute gehen. E oggi sarà il tema questo qui. In dem Vortrag das Kopftuch der Frau. Nella conferenza il velo della donna. Wisst ihr, das ist ein Spruch, der kommt aus der Bibel, ein Begriff, der kommt aus der Bibel. Sapete, questa espressione l'abbiamo presa dalla Bibbia. Gemeinsam möchte ich mal mit euch hineingucken in 1. Korinther. E vogliamo guardare insieme in Prima Corinzi. Kapitel 11 und wir lesen die Verse 3 bis 5. Il capitolo 11, i versetti da 3 a 5. Ma voglio che sappiate che il capo di ogni uomo è Cristo, e che il capo della donna è l'uomo, e che il capo di Cristo è Dio. Ogni uomo che prega o profetizza a capo coperto fa disonore al suo capo, ma ogni donna che prega o profetizza senza avere il capo coperto fa disonore al suo capo, perché è come se fosse rasa. Interessante, dass Paulus das sagt. È interessante quello che dice Paolo qui. Also zuerst erklärt er so eine Hierarchie, sagt er, Gott, Christus, Mann, Frau. La prima cosa che fa Paolo è mettere un ordine in una gerarchia. C'è prima Dio, Cristo, poi c'è l'uomo e poi c'è la donna. Und dann spricht er über die Kopfbedeckung von Mann und Frau. E poi parla di questa copertura che si trova sull'uomo e sulla donna. Und sagt, wenn eine Frau unbedeckt betet oder weissagt, schändet sie ihr Haupt. Quindi c'è scritto che se la donna profetizza o prega senza avere il capo coperto, disonora il suo capo. Wer ist das Haupt der Frau? Chi è il capo della donna? Jesus? Ah, ja. Gesù? Und nach dem Text? E secondo questo versetto, der Mann. Il capo della donna è l'uomo. Genau. Il marito, der Ehemann. Genau, marito. Also wenn die Frau ihr Haupt nicht bedeckt, wenn sie betet oder weissagt, schändet sie ihr Haupt, ihren Ehemann. Quindi c'è scritto che se la donna quando prega profetizza non ha il capo coperto, fa disonore al suo capo, quindi al suo uomo. Wenn ein Mann aber mit bedecktem Haupt betet oder weissagt, schändet er sein Haupt. Ma se l'uomo prega profetizza senza il capo coperto, no, con il capo coperto, questa è la differenza, lui disonora il suo capo, il capo dell'uomo. Wer ist das Haupt des Mannes? E chi è il capo dell'uomo? Cristo. Christus. Interessant, dass das steht, oder? È interessante che c'è scritto così. Nun, Paulus lebte ja damals zur Zeit von Jesus. Paolo allora viveva al tempo di Gesù. Paulus war Pharisäer. Era un fariseo. Und Paulus kannte sogar persönlich einige der großen Priester. E Paolo conosceva personalmente alcuni dei grandi sacerdoti allora. Er kannte sich im Tempel aus. Conosceva molto bene il Tempio. Wie waren die Priester eigentlich gekleidet? Ora la domanda è, che vestito, che parametri avevano i sacerdoti? 2. Mose 28. Lo leggiamo in Esodo 28, al capitolo 4. Questi sono i paramenti che faranno: un pettorale, un efod, un manto, una tunica lavorata a maglia, un turbante e una cintura. Faranno dunque dei paramenti sacri per Aronne, tuo fratello, e per i suoi figli, perché mi servano come sacerdoti. Und hier wird beschrieben, wie so ein Priester gekleidet war. Qui è scritto come è vestito un sacerdote. Und waren die Priester eigentlich Männer oder Frauen? Allora, i sacerdoti erano uomini o donne? Uomini. Alle Männer.
tutti uomini. Nur bei den Heiden gab es auch Frauen als Priester, aber nicht im Tra i gentili c'erano anche delle donne sacerdoti. Im Volk Gottes waren das alles Männer. Nel popolo di Dio erano tutti uomini. Ist euch aufgefallen, was der hier tragen muss? Vi siete resi conto di come è vestito il sacerdote? Eine Kopfbedeckung. Aveva un turbante, quindi il corpo, il capo era coperto. Paulus sagt, wenn ein Mann sein Haupt bedeckt, schändet er Christus. Ma Paolo ha detto che se un uomo copre il suo capo, disonora Cristo? Waren die Priester dafür da, um Christus zu lästern oder um Christus zu repräsentieren? I sacerdoti erano lì per disonorare Dio o per onorare, per rappresentare Dio? Sie repräsentierten ihn. Per rappresentare Dio. Also Paulus wusste das. Quindi Paolo lo sapeva benissimo. Was sagt Paulus denn da eigentlich? Ma allora Paolo cosa sta dicendo? Diese Ordnung war von Gott selbst eingesetzt. E questo ordine, modo di vestire, era stato fatto e creato da Dio stesso. Worüber spricht Paulus? Ma allora Paolo di cosa sta parlando? Gehen wir nochmal zurück in 1. Korinther 11. Torniamo in 1 Corinzi 11. Infatti, come la donna viene dall'uomo, così anche l'uomo esiste per mezzo della donna. Ed ogni cosa è da Dio. Giudicate voi stessi, è decoroso che una donna preghi Dio senza avere il capo coperto? Non vi insegna la stessa natura che se l'uomo porta la chioma, ciò è per lui un disonore? Mentre se una donna porta la chioma, per lei è un onore, perché la chioma le è data come ornamento. Also, Paulus erklärt hier ein bisschen was. Quindi Paolo qui sta cercando di spiegare qualcosa. Er erklärt, ist es denn schicklich, dass eine Frau unbedeckt zu Gott betet? Ist es schädlich? Schicklich, also schicklich, ist es angemessen? Ist angemessen. Und das ist unbedeckt. Nochmal, ist es angemessen, dass eine Frau unbedeckt zu Gott redet? Quindi è qualcosa decorosa che una donna preghi con il capo scoperto? Und er sagt, lehrt euch nicht schon die Natur. Ma la natura, dice qua, non vi dà già un esempio? Und jetzt kommt eine ganz neue Dimension. E qui arriviamo in un'altra dimensione. Paulus geht den ganzen Weg zurück in die Schöpfungsordnung Gottes. E fa un esempio molto antico, va alla creazione dell'uomo. Sag, schaut euch mal die Schöpfung an. E dice, guardate già la natura. Hat Gott die Frau nicht mit anderen Haaren geschaffen als den Mann? Alla creazione, la donna non ha avuto da Dio un'altra chioma rispetto a quella dell'uomo? Und ist es nicht für eine Frau eine Ehre, langes Haar zu haben? E non è per una donna un ornamento, una gloria, una bella cosa avere una chioma folta? Für einen Mann eigentlich eine Schande? Però per l'uomo è un disonore. Meint Paulus vielleicht das Haar der Frau? Quindi Paolo qui sta parlando dei capelli? Ma Non precisamente. Er zeigt nur, dass es am Anfang mal so war. Sì, lo sta prendendo questo come esempio per capire com'era all'inizio. Und sagt, dass Gott bewusst einen Unterschied zwischen Mann und Frau gemacht hat. E sta dicendo che Dio a proposito ha fatto una differenza tra il modo di essere dell'uomo e l'uomo di essere della donna. Aber was genau soll die Frau auf dem Haupt haben? Ma allora, cosa deve avere adesso la donna sul capo? Das Haar? I capelli? Ein Hut? Un cappello, ein Kopftuch, un velo, eine Mütze, un berretto, ein Helm, un elmo. Was soll die Frau auf dem Haupt tragen? Cosa deve avere la donna sulla testa? Was als Ehre gilt? Che può essere un onore. Nun, schauen wir mal, was Paulus eigentlich sagt. Continuiamo a vedere quello che vuole dire Paolo. 1 Corinzi 11:10. Perciò la donna deve, a causa degli angeli, avere sul capo un segno di autorità. Eine Frau soll, ein Zeichen gibt es da nicht im Text? Eine Frau soll Macht auf dem Haupt haben. Quindi, letteralmente è scritto che una donna deve avere autorità sul capo. La parola segno è stata inserita dopo. Quindi, la donna deve avere sul capo autorità. Eine Frau soll eine Autorität auf dem Haupt haben. Deve averla sul capo, l'autorità. Und das ist konsistent mit allen anderen Texten der Bibel. E questo è in accordo con tutti gli altri testi biblici sull'argomento. Es geht nicht darum, ob sie ein Kopftuch trägt oder ein Helm oder eine Mütze. Non stiamo parlando di cappello, di elmo, di velo o berretto. Es geht darum, dass sie eine Autorität auf dem Haupt trägt. Ma si sta parlando del fatto che lei debba avere un'autorità sul capo. Und das sagt Paulus im Epheserbrief.
Questo Paolo lo dice agli Efesini. Das sagt er im Kolosserbrief. Lo dice nella lettera ai Kolossesi. Das sagt er zu Titus und Timotheus. Lo dice a Tito, a Timoteo. Auch bei Petrus finden wir das. E anche Pietro dice lo stesso. Aber sie sagen immer, die Frau soll sich dem Mann unterordnen. E c'è scritto che la donna si deve subordinare all'uomo. Nur an dieser Stelle sagt Paulus, sie soll eine Macht auf dem Haupt haben. Solo in questo versetto Paolo lo esplica in una maniera diversa dicendo deve avere un'autorità sul capo. Also verstehe mich nicht falsch, es spricht nichts dagegen, ein Kopftuch zu tragen. Non voglio dire che se uno non vuole mettere un velo non lo può mettere. Aber die Bibel verlangt das nicht. Ma la Bibbia non sta dicendo che dobbiamo farlo. Die Bibel spricht von einer Macht oder einer Autorität auf dem Haupt. La Bibbia sta parlando di un segno, un'autorità sul capo della donna. So fängt Paulus ja auch an. Gott, Jesus, Mann, Frau. E Paolo però inizia con questo ordine. Si inizia da Dio, che è il capo di Cristo, che è il capo dell'uomo, che è il capo della donna. Warum eigentlich? E perché fa questo? Nun, woher stammt eigentlich die Ehe? Da dove viene la coppia, il matrimonio? Von der Schöpfung. Aus der Schöpfung. Dalla creazione. Ganz am Anfang, da kommt das her. Dall'inizio dei tempi. Und ganz ehrlich, hätte Paulus gesagt, die Frau soll ein Tuch auf dem Kopf tragen? Se Paolo veramente volesse dire che bisogna avere un velo, la donna deve portare un velo? Dann wäre er der einzige in der ganzen Bibel, der das behauptet. Sarebbe l'unico in tutta la Bibbia che sta introducendo questo elemento nuovo. Und Paulus hat keine neue Lehre erfunden. E Paolo non ha inventato nessun nuovo insegnamento. Ganz im Gegenteil, er sagt, schaut auf die Schöpfung Gottes, ganz ein Anfang. So al contrario, lui ci dice, guardate proprio l'inizio, la natura, la creazione, come Dio ha creato l'uomo e la donna. Wie war's denn am Anfang? Com'era allora l'inizio? Schauen wir mal rein, als die Gott den Menschen gemacht hat. Andiamo a vedere quando l'uomo è stato creato da Dio. E poi Dio disse, non è bene che l'uomo sia solo, io gli farò un aiuto che sia adatto a lui. Als Gott Adam gemacht hat, sagt er, es ist nicht gut, dass Adam alleine ist. Quando Dio ha creato Adamo, ha detto non è bene che lui sia da solo. Ich will ihm eine Gehilfin machen. Io voglio fare per lui un aiuto. Dieses Wort Gehilfin ist eigentlich ganz interessant. Questa parola aiuto qui è molto interessante. Dieses Wort Gehilfin im Hebräischen heißt Esa. Perché la parola aiuto in ebraico è la parola Ezer. Und Esa kommt in der Bibel 22 mal vor. E la parola Ezer, aiuto, viene, questo specifico, 22 volte nella Bibbia. Allerdings wird dieses Wort fast ausschließlich auf Gott bezogen. E questo aiuto è quasi sempre riferito a Dio, all'aiuto di Dio. Gott ist dem Menschen eine Hilfe. Dio è l'aiuto per gli uomini. Meine Hilfe ist in Gott. Il mio aiuto è nell'Eterno. Und hier wird das einzige Mal auf die Frau bezogen. E qui è l'unica volta in cui questo termine viene riferito alla donna. Und die Frau bekommt den Namen Esa. E la donna riceve questo nome, lei è un aiuto, un Eser. Das ist sowas wie göttliche Hilfe. Lei è un aiuto di Dio, un aiuto proveniente da Dio. Man denkt, so ein großer Name für einen Menschen? Ma come, un nome così grande per un uomo? Eine Gehilfin, Esa. Un aiuto divino. Ist schon gewaltig. Eser. Una cosa straordinaria. Ein riesiger Name für einen Menschen. È un nome particolare che viene dato ad un essere umano. Und so war's gedacht am Anfang. Questo era il piano di Dio all'inizio. Ein ganz besonderer Partner für Adam. Quindi Dio ha creato un partner molto molto particolare per Adamo. Und wisst ihr, dass Gott Mann und Frau unterschiedlich geschaffen hat? E sapete che Dio ha creato l'uomo e la donna in maniera molto diverse? Also diversi? Meine Frau, also ihr Gehirn funktioniert anders als meins. Allora, il cervello di mia moglie funziona in maniera diversa rispetto al mio cervello. Das merken wir immer wieder. Ce ne rendiamo conto molto spesso. Und es ist ganz natürlich. Ed è una cosa normale, naturale. Wisst ihr, die Gehirne von den Männern sind ein bisschen größer. Sapete, i cervelli degli uomini sono un po' più grandi. Die von den Frauen sind mehr verzweigt. E quelle delle donne sono un po' più piccole. Möchte aber eine Geschichte erzählen, die sich so, also die wirklich so stattgefunden hat. Vi voglio raccontare una storia vera. Nun, wir gehen zurück in das Jahr 1910. E andiamo nel 1910. Kennt jemand den Herrn? Qualcuno riconosce quest'uomo? Das ist ein Automobilhersteller. È un uomo che ha creato auto. Henry Ford. Bravi, Henry Ford. Henry Ford, er hatte ja damals die Henry Ford Motor Company gegründet. Che allora ha creato questa compagnia automobilistica Henry Ford, la Ford. Und sein erstes Modell war das Ford Model A, also A. E il primo modello si chiamava modello Ford A. Auch genannt Thin Lizzy. Che è chiamata anche Thin Lizzy, questa auto, questa Blechesel.
che vuol dire letteralmente un asino di metallo, di lamiera. Also dieses Auto war interessanterweise etwas billiger als ein Pferd mit Kutsche. E effettivamente quest'auto era addirittura meno costosa di allora un cavallo con la carrozza. Und die Leute wollten das unbedingt haben. E le persone volevano assolutamente avere quest'auto. Und die Nachfrage war riesig. E la richiesta era gigantesca. Und Henry Ford hatte damals lauter Arbeiter eingestellt, die mitarbeiten. E allora Henry Ford chiamò tantissimi operai per lavorare per lui. Und die Arbeiter haben viel geschafft. E i lavoratori hanno cercato di fare del loro meglio. Aber die Nachfrage war viel zu hoch. Ma la richiesta era troppo alta. Also sagte Henry Ford, wir brauchen noch mehr Arbeiter. E allora Ford ha detto abbiamo bisogno di più forza lavoro. Und hat dann damals rund, ich glaube, um Boston herum sämtliche Arbeiter angeheuert. E intorno a Boston, dove si trovava, penso, ha cercato di trovare tutti i lavoratori, le persone disponibili. Alle haben bei ihm gearbeitet. Tutti hanno lavorato per lui. Das hat nicht gereicht. Però non bastava ancora. Und dann ist er eines Tages mal durch so einen Schlachthof gelaufen. E allora un giorno è andato in un luogo dove si ammazzavano gli animali. Und sah, dass da so Schweinehälften an so Haken vorbeifahren. E hanno visto come pezzi di maiali erano attaccati dei ganci in una catena. Und sagte so eine Art Fließbandarbeit, können wir das nicht auch in die Automobilindustrie bringen? Ha detto, ma sembra quasi una catena di montaggio, non possiamo applicare questo all'industria automobilistica? Und das hat er gemacht. E questo è quello che ha fatto. Dann kamen die ersten Fließbänder. E ha iniziato a creare queste catene di montaggio. Und die Arbeit ging viel schneller. E il lavoro fu molto più veloce di prima. Jeder machte nur noch ein Stück und das immer wieder. Una persona si concentrava solo su un pezzo e faceva sempre la stessa cosa. Aber die Nachfrage war doch immer viel zu hoch. Ma la richiesta era ancora molto alta. Die Leute haben nach diesen Autos verlangt. Le persone volevano assolutamente comprare questa macchina. Und Henry Ford wusste nicht, was er tun soll. E Henry Ford non sapeva come fare. Und dann gab es eine Zeit, da konnte man das Ford Model A nur noch in schwarz bestellen. E c'era stato un periodo in cui si poteva ordinare questo modello Ford A soltanto in nero. Nicht weil Henry Ford schwarz so schön fand. Non perché a Henry Ford piaceva il nero. Aber die schwarze Farbe trocknete ein paar Sekunden schneller als alle anderen. Ma il colore nero si asciugava qualche secondo prima di qualsiasi altro colore. Und so haben sie nur noch schwarze Autos gebaut. E per questo erano tutte le macchine solo nere, per la velocità. Aber die Nachfrage am Markt war immer noch zu hoch. Ma la richiesta del mercato era ancora troppo alta, non riuscivano a raggiungere. Und dann hat Henry Ford was Revolutionäres gemacht. E allora Henry Ford ha pensato qualcosa di rivoluzionario. Er sagte zu seinen Managern, ha detto ai suoi manager, wir haben nicht genug Arbeiter. Non abbiamo abbastanza lavoratori. Wir brauchen mehr Arbeiter. Abbiamo bisogno di più lavoratori. Wie wäre es, wenn wir Frauen einstellen? Come sarebbe l'idea se potessimo avere con noi delle donne a lavorare per l'industria? Und die Manager gucken, das geht nicht. E i manager hanno detto, non è possibile. Frauen in der Metallindustrie? Donne nell'industria metallica, metallurgica. Die haben eine viel zu dünne Haut, die verletzen sich. Hanno una pelle molto più sottile, si faranno male. Die sind auch gar nicht kräftig genug. Non sono abbastanza forti. Und Henry sagte, sie können ihr Handschuh tragen. E ha detto, va bene, li metteremo dei guanti, metteremo loro dei guanti. Und die schwere Arbeit machen die Fließbänder. E comunque non dovranno trasportare cose pesanti perché abbiamo questi tappeti, queste catene di montaggio. Er hat einfach seinen Vorstand überstimmt und hat eine Ausschreibung gemacht, hat alle Frauen in Boston angeschrieben. E quindi anche contro quello che dicevano gli altri, ha iniziato a fare degli annunci per poter ingaggiare anche le donne. Und die Frauen kamen. E le donne arrivarono. Und die haben an so einem Fließband gestanden und haben da gearbeitet, genau wie die Männer. E hanno erano davanti a questa catena di montaggio e hanno iniziato a lavorare così come gli uomini. Und Henry Ford beobachtet das. E Henry Ford ha guardato questo fenomeno. Er sagt, irgendwas ist komisch. E ha detto, ma qui c'è qualcosa di strano. Zeig mir mal die Zahlen der einzelnen Fließbänder, wie viel die produzieren. Voglio vedere i numeri e quanto producono ogni catena di montaggio. Und er stellt fest, dass das Fließband der Frauen viel schneller arbeitet als alle anderen Männer. E si è reso conto che la catena di montaggio delle donne era molto più veloce di quella degli uomini. Er sagt, warum ist das so? E si è chiesto, ma perché così? Und dann gab es eine Studie. E quindi si è fatto uno studio. Und man hat sich das genau angeguckt. E si è guardato il motivo. Und dann hat man die Fließbänder Männer untersucht. Quindi si è andato ad analizzare la catena di montaggio degli uomini. Das Chassis kommt oder das Fahrzeug kommt. Quindi questo chassis, questa auto arriva. Der Mann nimmt einen Teil. L'uomo prende un pezzo. Baut das ein. Lo mette in una, al posto giusto. Und er hält sich mit seinem Nebenmann. E parla con il suo compagno. Schraubt es fest. E poi prende una vite e la gira. Redet mit seinem Gegenüber. E poi parla, scambia una parola con quello che sta di fronte. Justiert es. Aggiusta un altro pochino.
Un schickes Fahrzeug weiter. E lascia andare avanti la macchina. Kommt das nächste Fahrzeug. E così arriva la seconda macchina. Und genau das gleiche. E succede la stessa cosa. Dann geht Henry Ford zu dem Fließband der Frauen. A un certo punto Henry Ford va nella catena di montaggio delle donne. Und guckt sich das an. E guarda cosa succede. Die Frau steht am Fließband. La donna si trova anche davanti a questa catena. Fahrzeug kommt. Arriva la macchina. Die Frau nimmt das Teil. La donna prende il pezzo. Baut das ein. E lo mette al posto giusto. Schraubt das fest. E gira la vite. Und unterhält sich währenddessen mit ihrer Nachbarin. E mentre gira la vite parla con la sua compagna. Dann justiert sie das. E mentre l'aggiusta. Und redet mit ihrem Gegenüber. Scambia una parola con quella che si trova davanti a lei. Und das Auto geht weg. E la macchina va avanti. Und Henry Ford stellt fest, immer wenn die Männer sich mit jemandem unterhalten, machen die eine Pause. E Henry Ford si rende conto che mentre gli uomini parlano, non lavorano, fanno una pausa. Und die Frauen arbeiten einfach weiter und unterhalten sich. Mentre le donne riescono a lavorare mentre parlano anche con le altre. Und dann gab es damals eine große medizinische Untersuchung. E quindi c'è stato fatto uno studio medico. Und man hat festgestellt, dass das Gehirn der Männer und Frauen einfach anders ist. E si è capito che il cervello della donna è diverso da quello dell'uomo. Also was wir hier sehen, ist mein Gehirn. Quello che vediamo qua è il mio cervello. Das typische Hirn eines Mannes. Che questo è un cervello tipico di un uomo. Man sieht hier die ganzen Neuronenverbindungen. Si vedono tutti questi segni che sono i collegamenti dei neuroni. Und diese ganzen blauen Verbindungen sind innerhalb einer Gehirnhälfte. E quando sono blu sono i collegamenti in una parte, in un emisfero del cervello. Und diese roten überlappen zwei Gehirnhälften. Però quando è rossa c'è un collegamento tra l'emisfero destro e quello sinistro. Also meine rechte Gehirnhälfte kennt sich. Quindi la mia parte destra del cervello si conosce tra di sé. Die ist total vernetzt. È molto collegata nella parte destra. Meine linke Gehirnhälfte ist auch total vernetzt. E anche la mia parte sinistra è molto collegata. Und dazwischen gibt es auch so ein paar Strukturen. E ci sono alcune strutture che collegano anche le due parti del cervello. Und wenn wir Laura's Hirn uns angucken, se vediamo invece il cervello di Laura, sieht das ganz ähnlich aus. Sembra molto simile. Also Laura hat auch diese blauen Vernetzungen innerhalb der Gehirnhälfte. Anche Laura ha delle linee blu che collegano le parti della stessa parte del cervello. Aber Laura hat 8-mal so viel Neuronverbindung zwischen den Gehirnhälften. Ma Laura ha 8 volte più collegamenti tra le due parti, due emisferi del cervello. Und ich glaube, die Erfahrung haben viele von uns gemacht, oder? E penso che questa esperienza l'abbiamo fatta un po' tutti più o meno. Bei Männern und Frauen so ist. Tra le donne e gli uomini è molto spesso così. Wisst ihr, Männer sind oft Visionäre, sie planen weit voraus. Sapete, gli uomini sono visionari, lo hanno sempre degli obiettivi lontani, pianificano in anticipo, molto a lungo. Sie suchen weite Ziele. E cercano degli scopi, degli obiettivi lontani. Und auf das sind sie fokussiert und dem folgen sie. E sono molto, hanno il focus lì e continuano a seguirlo per raggiungerlo. Männer sind ganz oft so in Managerposition und so. E molto spesso so gli uomini sono in Vorstandsposition. Sì, a capo di qualcosa, direttori, dirigenti. Sie oft so diese Vision haben. Perché hanno queste visioni. Frauen denken mehr so Management. Le donne sono più sulla gestione, sul management. So mehrere Sachen gleichzeitig. Riescono a fare più cose contemporaneamente. Einfach ein Beispiel aus dem Alltag. Questo è un esempio che vi faccio di tutti i giorni. Wenn ich zu Hause stehe. Quando io sono a casa. Und ich bügel mein Hemd. E stiro la mia camicia. Dann ist mein Focus auf meinem Hemd. Il mio focus è sulla mia camicia. Und ich weiß ganz genau, e so benissimo, wenn jetzt das Telefon klingelt, che se adesso suonasse il telefono, verbrennt mein Hemd. La mia camicia brucierebbe. Bei Frauen ist es anders. Per le donne è diverso. Wenn eine Frau ein Hemd bügelt, mentre la donna stira una camicia, hat sie das Telefon eingeklemmt, anche il telefono sull'orecchio, kocht nebenbei was zu essen, e nel frattempo fa qualcosa da mangiare, und kümmert sich um 4 Kinder, e si occupa di 4 bambini. Das ist für mich undenkbar. Per me è una cosa impossibile. Aber Gott hat das mal so gemacht. Ma Dio lo ha creato così. Frauen und Männer sind anders. Gli uomini e le donne sono diversi. Und es ist kein Zufall, das soll so sein. E non è un caso, deve essere così. Beide zusammen sind unglaublich stark. Entrambi insieme sono fortissimi. Und Gott möchte, dass es zusammenkommt. E Dio vuole che si uniscano queste due parti. Schauen wir uns das mal an, wie das am Anfang gemacht wurde. Vediamo come è stato creato all'inizio. Dio il Signore, avendo formato dalla terra tutti gli animali dei campi e tutti gli uccelli del cielo, li condusse all'uomo per vedere come li avrebbe chiamati e perché ogni essere vivente portasse il nome che l'uomo gli avrebbe dato. Nun, Gott hatte damals Adam gemacht. Dio ha creato Adamo. Und Adam war vollkommen.
E Adamo era perfetto. Und jetzt gab er Adam Arbeit, er soll die ganzen Tiere benennen. E ha dato del lavoro ad Adamo, ha detto adesso devi nominare, dare il nome a tutte le gli animali. Und während Adam das macht, merkt er was. E mentre Adamo faceva questo, si è reso conto di qualcosa. L'uomo diede dei nomi a tutto il bestiame, agli uccelli del cielo, ad ogni animale dei campi, ma per l'uomo non si trovò un aiuto che fosse adatto a lui. Nun, Adam sieht die beiden Löwen, Männlein und Weiblein. Adamo vide i due leoni, maschio e femmina. Er sieht die Elefanten. Vide gli elefanti. Die Schildkröten. Le tartarughe. Er sieht die Stegosaurier. Vide i due stegosauri. Oder die Brachiosaurier. O i brachiosauri. Man sieht immer, das immer zwei. E si rende conto che sono sempre a coppia in due. Und plötzlich merkt er, ihm fehlt was. E si rende conto a lui manca qualcosa. Kein Tier ist ihm ebenbürtig. Nessun animale era al suo livello. Adam ist viel höher. Adamo ha un livello più alto. Und er fühlt, dass ihm irgendwas fehlt. E si rese conto che mancava qualcosa. Und dann? E allora Dio il Signore fece cadere un profondo sonno sull'uomo e si addormentò. Prese una delle costole di lui e richiuse la carne al posto d'essa. Dio il Signore, con la costola che aveva tolta dall'uomo, formò una donna e la condusse all'uomo. E l'uomo disse: questa finalmente è ossa delle mie ossa e carne della mia carne. Ella sarà chiamata donna perché è stata tratta dall'uomo. Nun, Gott wusste natürlich, dass Adam merkt, dass ihm was fehlt. Dio naturalmente sapeva che Adamo si era reso conto che gli mancava qualcosa. Aber Gott wollte auch, dass Adam was merkt. Ma Dio voleva che egli se ne rendesse conto. Denn Adam hat plötzlich das Verlangen, einen echten Gegenüber zu haben. Perché improvvisamente aveva questo desiderio, si è sviluppato in lui, avere qualcuno che lo corrispondesse. Und Gott konnte ihm zeigen, wie sehr Gott sich nach den Menschen gesehnt hat. E in questa maniera Dio poteva mostrare ad Adamo con quale desiderio, con quale voglia Dio ha creato l'uomo. Denn Gott schuf den Menschen auch in seinem Bilde. Perché Dio ha creato l'uomo anche a sua immagine. Und jetzt macht Gott die Frau. E adesso Dio crea la donna. Und er macht sie nicht aus der Erde. E non la fa dalla terra. Auch nicht aus irgendeinem Tier. E non da un pezzo di animale. Er macht Adam ganz deutlich, sie ist dir ebenbürtig. Ma per descrivere ad Adamo che è sullo stesso pari dal punto di vista della dignità, und nimmt eine Rippe von Adam. Prende una costola di Adamo. Und daraus macht er die Frau. E da questa costola crea la donna. Und als Adam sie sieht, e quando Adamo la vede, war er begeistert. Era molto entusiasta. Eva war damals die schönste Frau der Welt. Eva allora era la più bella donna del mondo. Era l'unica. Und sie war vollkommen perfekt. Era sicuramente perfetta. Und Adam hat das gesehen, hat sich sofort in Eva verliebt und sagt, das ist endlich ein Gegenüber. Adamo l'ha vista, si è innamorato, ha detto finalmente queste ossa delle mie ossa. Endlich jemand, der so ist wie ich. Esattamente qualcuno che come me, del mio stesso tipo. Und dann sehen wir ein Geheimnis in der Bibel. E poi vediamo un segreto nella Bibbia. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e saranno una stessa carne. Das ist das große Geheimnis der Ehe. Questo è il grande segreto, il grande mistero del matrimonio. Warum hat Gott das eigentlich so eingerichtet? Ma perché Dio ha creato una cosa del genere? Er wollte den Menschen was zeigen. Dio voleva mostrare all'uomo qualcosa. Paulus hat sich diese Ehe genau angeguckt. E Paolo ha osservato molto bene il matrimonio. Schau, was er sagt. E vediamo cosa dice. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà a sua moglie e i due diventeranno una carne sola. Questo mistero è grande. Dico questo riguardo a Cristo e alla Chiesa. Paulus nimmt genau den Vers und sagt, eigentlich spricht er von Christus und der Gemeinde. Paolo prende esattamente questo versetto e dice, in realtà questo versetto si riferisce a Cristo e alla Chiesa. Christus ist das Bild im Mann. Cristo rappresenta l'uomo. Und die weltweit reine Gemeinde ist das Bild der Frau. E la Chiesa mondiale pura rappresenta la sposa di Cristo. Und die beiden gehören zusammen. E entrambi appartengono l'uno all'altra. Ich hab mal über die Ehe gesprochen. Bene, un giorno ho parlato del matrimonio. In einer anderen Konferenz als hier. In un'altra conferenza, tipo questa. Und ich hab gesagt, wenn ihr Fragen habt, fragt. E ho chiesto a un certo punto, se avete una domanda, fatela. Und ein junger Mann meldete sich und sagte, wozu dient die Ehe? E un giorno un ragazzo ha alzato la mano e ha detto, ma a che cosa serve il matrimonio? Und wisst ihr, jetzt war das so, ich war damals in Italien. E sapete, allora io ero in Italia. Ganz hier unten.
Molto in basso, al sud. Und da unten konnte ich natürlich, ich spreche kein Italienisch, wie ihr hört. Lì giù io purtroppo non potevo parlare l'italiano come sentite, che non posso, non so parlare l'italiano. Ich brauchte also einen Übersetzer. E quindi avevo bisogno di un traduttore. Und ich hatte einen Arzt als Übersetzer. E avevo un medico come traduttore. Der war schon lange verheiratet. Che era già sposato da tanti tanti anni. Und die Frage wurde gestellt, wozu dient die Ehe? E la domanda che è stata posta è: a cosa serve il matrimonio? Und ich habe geantwortet. E ho risposto: Zwei Personen sind stärker als eine. Due persone sono più forti che una sola. Guck zu meinem Übersetzer. Ho guardato il mio traduttore. Und der schweigt. E non ha detto niente. Ich guck ihn an und Lo guardo e dico. Und der Übersetzer sagt, mach weiter. E mi ha detto, continua a parlare. Und ich sag, also zwei Personen, wenn eine fällt, kann die andere ihm aufhelfen. E ho continuato a spiegare, quando uno cade, l'altro lo rialza. Ich guck zu meinem Übersetzer. Guardo il mio traduttore. Der sagt, mach weiter. E ha detto, continua e poi. Und ich habe dann erzählt, was wozu die Ehe alles dient. E ho iniziato a spiegare perché esiste il matrimonio, a cosa serve. Und ich guck immer wieder zu meinem Übersetzer. E ogni tanto lo guardavo. Und er guckt mich an und sagt, mach weiter. E lui mi guardava e diceva, no no, continua. Das habe ich noch nie gehabt. Non è mai successo una cosa del genere. Und irgendwann habe ich alles erzählt, was ich aus der Bibel kenne, wozu die Ehe dient. A un certo punto ho raccontato tutto quello che mi veniva in mente che la Bibbia dice perché esiste il matrimonio. Und gucke ich mit so verzweifelten Augen an. E alla fine disperato le ho guardato e ho detto. Mein Übersetzer sieht das. Il mio traduttore mi guarda. Und dann übersetzt er. E poi traduce. Die Ehe dient der Heiligung. Il matrimonio serve alla santificazione. Und ich habe darüber nachgedacht. E poi ci ho pensato. Ich dachte tatsächlich, alles, was ich gerade versucht habe zu erklären, detto, ist eigentlich Teil der Heiligung. Ma è vero, tutto quello che ho cercato di spiegare è una parte della santificazione. Ich habe dann auch jahrelang darüber nachgedacht. Ho dovuto pensarci tanti anni su questa frase. Die Ehe dient der Heiligung. Il matrimonio serve alla santificazione. Und wisst ihr was? Ich fand das so gut. E sapete, io ho pensato che era così intelligente, così buono, che ho deciso di sposare la figlia di questo medico. Und sie hat ja gesagt. E lei ha detto di sì. Also, die Heiligung meint ein kontinuierliches Miteinander und aneinander wachsen. Ebbene, la santificazione significa andarsi incontro e crescere insieme. Auf ihre Art führt Laura mich zu Christus. E nella sua maniera Laura mi conduce a Cristo. Und ich versuche sie zu Christus zu führen. E io cerco di portare anche lei a Cristo. Und so wachsen wir zusammen und miteinander. E così cresciamo insieme verso Cristo. Und guck mal, was wir noch in der Schöpfung lesen, kurz danach. Continuiamo a leggere quello che dice la creazione. Adamo conobbe Eva, o dopo la creazione, Adamo conobbe Eva, sua moglie, la quale concepì e partorì Caino. E disse, ho acquistato un uomo con l'aiuto del Signore. Was meint denn das? Che cosa significa questo? Adam hat seine Frau Eva kennengelernt? Ebbene, Adamo ha conosciuto sua moglie. Also ich habe in meinem Leben schon echt viele Frauen kennengelernt. Ebbene, nella mia vita ho conosciuto tante donne. Also ich habe auch hier viele Frauen kennengelernt in den letzten Wochen. Anche qui nella scorsa settimana ho conosciuto tante donne. Aber soweit ich weiß, keiner von schwanger geworden. Ma da quello che so io, nessuno diventa incinta grazie a questo. Ich hoffe, so ist noch nie irgendeine Frau schwanger geworden. Spero che nessuna donna diventa mai incinta conoscendo semplicemente un uomo come lo capiamo noi. Was meint die Bibel, wenn sie das sagt? Cosa significa questo versetto quando la Bibbia dice che Adamo conobbe sua moglie? Das meint, dass Adam seiner Frau Eva so nahe gekommen ist, wie ein Mann seiner Frau nur kommen kann. Significa che Adamo si è unito a Eva ed è andato così vicino come il massimo che l'uomo può avvicinarsi ad una donna. Die Bibel sagt, sie werden ein Leib. E la Bibbia dice che diventano una carne sola, un unico corpo. Und das ist nun ein Symbol für Christus und für die Gemeinde. E questo è un simbolo per Cristo e la Chiesa? Schauen, was Paulus sagt. Vediamo quello che dice Paolo. Non sapete che chi si unisce alla prostituta è un corpo solo con lei? Poiché Dio dice, i due diventeranno una sola carne, ma chi si unisce al Signore è uno spirito solo con Lui. Nun, ich kann mit Christus nicht ein Leib sein. Sicuramente non posso essere un solo corpo con Cristo. Ich kann aber eines Geistes mit ihm sein. Ma posso essere un unico spirito con Cristo. Ich gehöre zu seiner Gemeinde. Io appartengo alla sua Chiesa. Was muss ich machen, um eines Geistes mit Christus zu sein? Come faccio? Com'è possibile che io divento un unico spirito con Dio? Ich muss ihm so nahe kommen, wie ich ihm nur kommen kann. Devo arrivare così vicino a Lui quanto
è possibile, vicinissimo. Wie ein Mann seiner Frau. Così come il simbolo dell'uomo che si avvicina alla donna, stando con lei. Sie müssen sich nahe kommen. Devono avvicinarsi il più possibile. Und was passierte eigentlich als Adam und Eva sich nahe kamen? E cosa è successo quando Adamo ed Eva si avvicinarono? Si conobbero? Was passierte in Eva? Cosa successe in Eva? Sie wurde schwanger. Rimase incinta. Und sie gebar einen Sohn. E portò alla luce un figlio. Die Frucht des Fleisches kam. Che era il frutto della carne. Cain wurde geboren. E Caino è stato messo al mondo. Was passiert, wenn ein Mensch Jesus so nahe kommt, wie ihm nur kommen kann? E cosa succede quando una persona va così tanto vicino a Dio da diventare uno? Wer wird dann schwanger? Chi è dei due che diventa incinta, che rimane incinta? L'uomo, la persona, noi. Wir kommen ihm geistig nahe und dann entsteht etwas in uns. Essendo nello spirito con Dio, in noi succede qualcosa. Kommt da auch eine Frucht bei raus? Anche da noi esce un frutto. Die Frucht des Geistes. Il frutto dello Spirito Santo. Was ist das? Che è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Ist das nicht schön? Non è bello? Gott benutzt dieses wunderbare Symbol von Mann und Frau. Dio utilizza questo bellissimo simbolo dell'uomo e della donna. Um zu zeigen, wie wir Christus nahe kommen sollen im Geiste. Per mostrare come dobbiamo essere uniti a Cristo nello spirito. Wir sollen eins werden mit ihm. Dobbiamo diventare uno con Dio. Und dann entsteht in uns Liebe und Freude und e Frieden. E in noi nascerà l'amore, la gioia, la pace. Wisst ihr, die ganze Bibel spricht davon, dass wir den Herrn kennenlernen sollen. Sapete, tutta la Bibbia parla che noi dobbiamo conoscere Cristo. Erkenne den Herrn, sagt es in der Bibel. Riconosci Hosea. Dio, dice la Bibbia in Osea. Hosea conosciamo 6:3. Il Signore in Osea 6:3, sforziamoci di conoscerlo. La sua venuta è certa come quella dell'aurora. Egli verrà a noi come la pioggia di primavera che annaffia la terra. Fai schön, oder? È bello, no? Die ganze Bibel sagt, erkenne den Herrn, komm ihm nah. E qui il profeta dice, conoscilo, riconoscilo, sforzati e avvicinati a lui. Und in dir drin wird Frucht kommen. E in te nascerà il frutto. Das Symbol dafür ist die Ehe. E il simbolo di tutto questo è la coppia, il matrimonio. Wie funktioniert eigentlich die Ehe? Come funziona il matrimonio? Es gibt ja bestimmt einige, die hier verheiratet sind. Penso che qui ce ne sono un paio che siano sposati. Und die Bibel macht etwas sehr deutlich. E la Bibbia dice qualcosa di particolare. Schau mal, wie die Ehe funktioniert. Vediamo come funziona il matrimonio. Mogli, state sottomesse ai vostri mariti, come al Signore. Il marito, infatti, è il capo della moglie, come anche Cristo è capo della Chiesa, lui che è il salvatore del corpo. Ora, come la Chiesa è sottomessa a Cristo, così anche le mogli devono essere sottomesse ai loro mariti in ogni cosa. In wie vielen Dingen sollen sich die Frauen den Männern unterordnen? In quante cose le donne devono essere sottomesse ai loro mariti? In ogni cosa? In allem. In tutto. Eine Ausnahme? C'è un'eccezione. Wenn dein Mann dich in Sünde führen würde, sollst du nicht mitgehen? Se l'uomo ti porta a peccare, non devi seguirlo. Denn Christus steht über dem Mann. Perché Cristo è sopra e come autorità anche dell'uomo. Aber sonst soll sich die Frau dem Mann unterordnen. Altrimenti la donna negli altri casi si sottomette all'uomo. Ich gebe mal ein Beispiel. Faccio un esempio. Stell dir vor, dass ein Paar und die möchten sich ein Haus kaufen. Immaginiamoci che c'è una coppia che si voglia comprare una casa. Und die Frau sucht ein Haus und das ist wunderschön und perfekt. E la donna si cerca una casa che è veramente bella, perfetta. Und der Mann sucht ein Haus und ist auch wunderschön und perfekt. E anche l'uomo cerca una casa che è bellissima. Und gucken sich beide Häuser an und merken, beide Häuser sind gut. Entrambi si guardano i due oggetti in questione e vedono sono due buoni elementi. Und die Frau sagt, wir kaufen das und der Mann sagt, wir kaufen das. Però la donna dice compriamo questa casa e l'uomo dice no, compriamo questa casa. Welches Haus soll gekauft werden? Quale casa deve essere comprata? Ho sentito entrambe le risposte. Se l'uomo ama la sua moglie come Cristo ama noi, comprerà la casa della moglie. Wenn der Mann liebt die Frau wie Christus uns liebt, wird das Haus der Frau kaufen. Super gut. È una bella risposta. Also, aber die Entscheidung steht beim Mann. La decisione, la responsabilità di Verantwortung. Die Verantwortung, ja. La responsabilità sta all'uomo. Wenn der Mann sagt, das Haus.
se l'uomo dice questa casa, dann soll es auch das Haus sein. Deve essere anche quella casa. Denn der Mann trägt die Verantwortung für die Familie. Perché l'uomo ha la responsabilità della famiglia. Und Gott wird ihn fragen. E Dio gli chiederà un giorno. Ging es deiner Frau gut? Come stava tua moglie con te? È stata bene? Ging es deinen Kindern gut? I tuoi figli come sono stati? Come li hai guidati? Hast du dich um deine Familie gekümmert? Ti sei occupato della tua famiglia? Aber die Entscheidung muss deutlich beim Mann sein. Quindi la decisione è dall'uomo e l'uomo la prende, l'ultima decisione. Aber ganz ehrlich, ma sinceramente, wenn der Mann nicht auf seine Frau hört, se l'uomo non ascolta la sua donna, und wenn er sagt, ich habe die Autorität, e dice io l'autorità, und du hast mir zu folgen, e tu mi devi assolutamente seguire, und ich will deine Meinung gar nicht hören, io non voglio assolutamente ascoltare la tua opinione, dann ist der Mann ein Narr. Allora l'uomo è un pazzo, un folle. Er hat von Gott eine Eser bekommen, eine göttliche Hilfe. Perché l'uomo ha ricevuto da Dio un Eser, un aiuto divino. Und wenn ich sag, das will ich nicht hören, e se io dicessi, non lo voglio ascoltare, ganz ehrlich, ihr Frauen, solche Männer solltet ihr nicht heiraten. Vi dico già, donne, questi uomini non sposateli. Ihr sollt zusammen ein Segen sein. Dovete essere insieme una benedizione. Aber der Mann hat die Entscheidung. Ma l'uomo ha la decisione, la responsabilità della decisione. Wisst ihr, die Frau soll den Mann ehren und sich ihm unterordnen. E quindi la donna deve onorare il marito, sottomettersi. Come Paolo im nächsten Vers sagt. Ma guardate quello che dice Paolo dopo. Mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei. Ihr Männer liebt eure Frauen, wie doll? Come, quanto dovete amare le vostre mogli, mariti? Wie Christus die Gemeinde. Come lo ha fatto Cristo, come ha Cristo amato la Chiesa. Wie sehr hat Christus die Gemeinde geliebt? Quanto ha amato Cristo la Chiesa? Hat sein Leben gegeben, ist gestorben. Mehr als sein eigenes Leben. Più della sua stessa vita. Wir Männer sollen unsere Frauen so lieben. Noi uomini dobbiamo amare le nostre donne in questa maniera. Mehr als unser eigenes Leben. Più della nostra stessa vita. Wenn mein Hobby die Beziehung mit meiner Frau gefährdet, se il mio hobby porta in pericolo la relazione con mia moglie, was gebe ich auf, mein Hobby oder meine Frau? Che cosa dovrei lasciare, il mio hobby o mia moglie? Mein Hobby. Il mio hobby. Und wenn mein Beruf zwischen mir und meiner Frau steht, e se anche il mio lavoro è di disturbo tra mia moglie e me, was gebe ich auf? Che cosa devo abbandonare? Mein Beruf. Il mio lavoro. Aber nicht meine Frau. Ma non mia moglie. Ich will euch mal ein wunderschönes Beispiel geben. Vi voglio raccontare un esempio molto bello. Stellt euch mal vor, Mann und Frau planen gemeinsam einen Urlaub. Vi voglio, mettiamo il caso che l'uomo e la donna stanno preparando una vacanza. Bei uns ist so, Laura liebt die See, sie möchte ans Meer. E per noi è così, Laura ama il mare, vuole andare sempre al mare. Stellt euch vor, der Mann will in die Berge. E immaginatevi che l'uomo invece vuole andare in montagna. Und wenn man nicht gerade in der Schweiz wohnt und nicht beides zusammen hat? E se per caso uno non vive in Svizzera, che ha la fortuna di avere entrambi, l'acqua e la montagna? Dann gibt es so eine Diskussion in der Familie. C'è una discussione in famiglia. Die Frau sagt, ich will aber ans Meer. E la moglie dice, io voglio andare al mare. Und der Mann kann jetzt sagen. E il marito potrebbe dire. Ich bin das Haupt. Io sono il capo. Wir fahren in die Berge. Noi andiamo in montagna. Dann sitzen die beiden zwei Wochen auf dem Berg. E allora saranno le due persone insieme in montagna per due settimane. Haben eine ganz schöne Zeit zusammen. E hanno un bellissimo tempo insieme di vacanza. Oder aber, das habe ich auch schon erlebt. Però può anche succedere. Die Frau sagt, ich will aber ans Meer. Che la donna dice, io voglio andare al mare. Und der Mann sagt, nein, nein, lieber die Berge. E il marito dice, no, voglio andare in montagna. Die Frau sagt, nein, 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 wir fahren ans Meer, wir fahren ans Meer. E la moglie dice, no, andiamo al mare, andiamo al mare. Und irgendwann sagt der Mann, ich habe keine Lust zu streiten. E allora il marito dice a un certo punto, non ho più voglia di discutere. Dann fahren wir halt ans Meer. Va bene, andiamo al mare. Dann sitzen die beiden zwei Wochen am Strand. E quindi si trovano entrambi due settimane al mare. Super schöne Zeit. Bellissimo tempo insieme. So hat Gott das nicht geplant. Dio non ha preparato questo, non ha pianificato che fosse così. Ah, wir finden was Fantastisches in der Bibel. Ma vediamo qualcosa di fantastico nella Bibbia. Wenn die Frau sagt, wenn du lieber in die Berge willst, dann fahren wir in die Berge. Quando la moglie, se la moglie dicesse, va bene, se tu vuoi andare in montagna, andiamo in montagna. Und der Mann sagt, echt? Du willst nicht lieber ins Meer? E il marito direbbe, ma dice come? Tu veramente vuoi venire in montagna, non volevi andare al mare? Und die Frau sagt, nein, nein, ich will, dass es dir gut geht. La moglie dice, no, io voglio che tu sia bene, sia felice. Und sich dem Mann unterordnet. E quindi mi sottometto. Nun, was wird der Mann wahrscheinlich machen? Cosa farà probabilmente il marito? Der wird ins Reisebüro gehen. Andrebbe nell'agenzia viaggi. Was wird er buchen? E che cosa prenoterà?
das Meer. Una vacanza al mare. Warum denn das? Ma perché così? Weil er seine Frau liebt. Perché ama sua moglie. Wisst ihr, wer der geringste ist? Sapete chi vuole essere l'ultimo? Chi sarà l'ultimo? Soll erhöht werden. Quindi chi sarà l'umile sarà alzato, gli ultimi saranno i primi. Wenn sich die Frau dem Mann unterordnet. Se la donna si sottomette all'uomo. Der Mann liebt es, seine Frau auf Händen zu tragen. L'uomo ama portare la donna sul palmo delle sue mani. Wenn sich eine Frau nicht unterordnen will, se però la donna non si vuole sottomettere, ist das für den Mann unglaublich schwer. Per l'uomo è molto difficile. Und da ist ständig Krise in der Ehe. C'è molta crisi nella coppia. Aber Männer lieben es, ihre Frauen auf Händen zu tragen. Ma gli uomini amano portare le proprie donne sul palmo delle mani. Und Christus war genauso. E Cristo sa? Che Christus war genauso. Ah, e Cristo era proprio così. Christus hat sich erniedrigt und sich allen untergeordnet. Lui si è annichilito, è stato messo umiliato da, sotto tutti. Und was hat Gott gemacht? E cosa ha fatto Dio con lui? Die Bibel sagt, er gab ihm einen Namen höher als alle Namen. La Bibbia dice che il Padre ha dato a lui il nome più alto di tutti i nomi. Wenn wir dieses Bild in der Ehe sehen können, es ist so eine schöne Ehe. Quindi se vediamo questa immagine della coppia, è una coppia bellissima, un matrimonio felice. In Liebe funktioniert die Ehe so schön. Nell'amore il matrimonio funziona. Übrigens ist es bedingungslos. Ed è senza limiti, cioè incondizionato. Die Bibel lehrt mich, ich soll meine Frau lieben. La Bibbia mi insegna che io devo amare mia moglie. Und nicht nur dann, wenn sie so und so ist. E non soltanto quando lei è così e così. Und auch die Bibel lehrt Laura, sie soll ihren Mann ehren. E anche la Bibbia dice che a Laura lei deve onorare il marito. Nicht nur dann, wenn ihr Mann lieb zu ihr ist. Non soltanto quando il marito è amorevole con lei. Ist wichtig, das zu verstehen. È importante capire questo. Dann können unsere Ehen erhöht werden. Verbessert werden. E in questa maniera possono essere migliorate le nostre relazioni di coppia. Ein Punkt möchte ich noch machen. Voglio ancora parlarvi di un punto in Genesi 3. Danke. Alla donna disse, io moltiplicherò grandemente le tue pene e i tuoi dolori nella tua gravidanza. Con dolore partorirai figli. I tuoi desideri si volgeranno verso tuo marito ed egli dominerà su di te. Zu Eva wird gesagt, dein Mann soll über dich herrschen. E ad Eva in questo momento è stato detto, l'uomo dominerà su di te. Okay, ich soll über meine Frau herrschen. Ok, allora potrei dire, io devo dominare mia moglie. Wie mache ich das? Come lo faccio? Ich unterdrück sie. Io la sopprimo. Ich tyrannisiere sie. La tirannizzo. Ich lasse sie alle Arbeit machen. E faccio fare a lei tutto il lavoro. War das gemein von Gott? È questo che significa questo versetto? Nicht wirklich. Non veramente così. Was meinte Gott, als er sagt, der Mann soll über die Frau herrschen? Cosa vuol dire quando Dio, quando vuole, ha detto all'uomo, l'uomo dominerà sulla donna? Adam und Eva können das gewusst haben. Adamo ed Eva sapevano che cosa si intende. Denn kurze Zeit vorher hat Gott dieses Wort schon mal verwendet. Perché poco tempo prima Dio aveva utilizzato proprio questo termine dominare. 1. Mose 1, Vers 28. In Genesi 1, 28. Dio li benedisse e Dio disse loro, siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra, rendetevela soggetta, dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sopra ogni animale che si muove sulla terra. Die Menschen sollten über die Natur herrschen. E quindi le persone, gli esseri umani dovevano dominare sulla terra, sulla natura. Meinte Gott tyrannisiert die Natur? E Dio voleva dire con questo dovete tirannizzare la natura? Beute diesen Planeten aus? Dovete prendere tutto quello che c'è dalla natura per voi? Unterdrückt die Tiere? Dovete opprimerli, sopprimere gli animali? Nein. Sicuramente no. Was meint dieses Herrschen? Cosa significa questo dominare? Es meint sich kümmern. Significa occuparsi, versorgen, dare il necessario, beschützen, proteggere. Das meint es, der Mann soll über die Frau herrschen. Questo vuol dire dominare, l'uomo deve dominare sulla donna. Der Mann hat die Verantwortung, l'uomo ha la responsabilità, aber er hat sich um seine Frau zu kümmern, di occuparsi che la donna stia bene. Und die Menschen wussten das. E le persone sapevano questo. Denn es gab ja schon einen Herrscher, an dem sie orientieren konnten. Perché allora c'era già un dominatore a cui si poteva guardare. Gott herrscht über das ganze Universum. Perché Dio domina tutto l'universo. Er beschützt das Universum. E cosa vuol dire? Lo protegge. Er versorgt das Universum. Fa sì che vada avanti, che stia bene. Er kümmert sich. Si occupa di ognuno di noi. So soll es bei uns auch sein. E questo quello che dovrebbe succedere anche a noi. Der Mann herrscht über die Frau. L'uomo domina sulla donna. Und das ist eigentlich ein wunderschönes Bild, wenn das klappt. E questo è un'immagine bellissima se funziona. Die Ehen werden ein Segen. E se ci si comporta così, le coppie, il matrimonio sarà una benedizione.
Sono le 12, abbiamo ancora 5 minuti? Ich habe mal ein Ehepaar beraten. Un giorno ho dovuto fare un parlare con una coppia che si voleva sposare. Und dieses Ehepaar, da war das Problem, dass ah no, era già sposata. Mann und Frau waren im Zank. E moglie e marito erano in discordia, erano sempre a litigare, litigavano sempre. Ich habe mit dem Mann gesprochen und gesagt, was ist denn los mit dir? E ho parlato con l'uomo per primo, ho detto va bene, come stai, cosa è successo? Und er sagt, ich habe zu Hause nichts zu sagen. E lui ha detto, a casa non posso mai dire niente. Meine Frau bestimmt immer alles. Mia moglie decide tutto lei. Und er fühlte sich unterdrückt. E si sentiva sottomesso, oppresso. Und er hat nur noch gemacht, was die Frau will. E ha fatto solo tutto quello che diceva la moglie. Und wisst ihr, bei dem Ehepaar war das so, die Frau war auch schlauer als er. Ed è vero, era così in questa coppia che la donna era più intelligente, più veloce. Sie konnte schneller denken. Poteva pensare più attivamente. Sie war auch ein bisschen älter. Era anche un po' più anziana. Und so hatte sie das Sagen zu Hause irgendwie. E per questo lei aveva, era colui che aveva, che diceva, diceva la direzione a casa. Und er fühlte sich ganz schlecht. E in questa maniera l'uomo si sentiva molto male. Und bin ich zu der Frau gegangen. E poi sono andato a parlare con la moglie. Und habe gesagt, wie geht's denn dir in dieser Ehe? E ho detto, va bene, come stai tu nella coppia? Und sagte, ich fühle mich nicht gut. E lei ha risposto, io non sto bene. Weißt du, ich habe einen Mann und drei Kinder. Sapete, io ho un marito e tre bambini. Aber eigentlich habe ich vier Kinder. Ma in realtà è come se avessi quattro bambini. Ich muss mich um alles kümmern. Devo occuparmi tutto io di tutto. Mein Mann trägt keine Verantwortung. Mio marito non prende la responsabilità. Wisst ihr, und ich habe ihr gesagt. Ho detto, sapete? Dein Mann würde gerne. Tuo marito vorrebbe molto. Ma kann nicht. Ma non può. Du denkst, non riesce. Du denkst zu schnell. Perché tu sei più veloce. Hilf doch deinem Mann Verantwortung zu tragen. Aiuta tuo marito a prendersi le sue responsabilità. Dann kann er dich in guter Weise führen. E in questa maniera lui ti guiderà in maniera saggia. Und dann werdet ihr beide wieder glücklich. Entrambi sarete di nuovo felici. Und ich habe das mal gemacht. Ich bin mal rumgegangen, habe mal Frauen gefragt, wie sie das finden, wenn sie sich einem Mann unterordnen. E ho fatto così un giorno, ho fatto una piccola intervista e ho chiesto alle donne come vi sentite quando vi dovete sottomettere a vostro marito. Und vielleicht können die Frauen das hier bestätigen. E forse anche qui le donne possono dire la stessa cosa. In haben die Frauen gesagt, in Germania mi hanno risposto le donne. Ich ordne mich einem Mann gerne unter, wenn er rechtschaffen ist, ehrlich und treu. Io sono contenta di sottomettermi se mio marito è giusto e bravo e so che mi guida bene. Wenn ein Mann Gottes ist. Quando è un uomo di Dio. Und mich in guter Weise führt. Se mi guida verso la giusta via. Das ist eine schöne Ehe. Questa è una bella coppia, un bel matrimonio. Wisst ihr? Das sollen wir der Welt zeigen. Sapete, questo è quello che dobbiamo mostrare al mondo. Das ist das Bild, das die Welt verlernt hat. Questa è l'immagine che il mondo ha dimenticato. Der Teufel hat die Ehe angegriffen. Satana ha attaccato il matrimonio. In einigen Ländern Europas 60% Ehescheidung. In alcune nazioni dell'Europa c'è il 60% di divorzio tra le coppie. Große Bewegungen in den letzten Jahren haben die Ehe kaputt gemacht. E ci sono molti nuovi movimenti che distruggono la coppia. In 50er Jahren die Feministenbewegung. Nel 1950 è iniziato il movimento femminista. Frauen wollen Männer sein. Le donne vogliono essere uomini. Weil die Männer so schlecht gehandelt haben. Perché di bene hanno esistenziale perché gli uomini le hanno trattate male. Dann in 70er Jahren die 60er 70er die Flower Power Bewegung. E poi nel 60 70 c'è stato il movimento hippie Flower Power. Freie Liebe für alle. Amore libero per tutti. Offene aperto. Ehen. Coppie aperte. Kann schlafen mit wem man will. Si può dormire con chi si vuole. Und dann die vielleicht stärkste Bewegung von allen. E forse il movimento più forte di tutti. Die Genderbewegung. Il movimento gender. Mann und Frau darf es gar nicht mehr geben. Non esiste neanche più l'uomo e la donna. Jeden Tag kannst du dein Geschlecht verändern. Ogni giorno tu puoi decidere cosa sei. Und die Ordnung Gottes, die wir aus Eden haben, völlig über den Haufen geworfen. E l'ordine di Dio dalla creazione viene completamente dissolto. Und die Welt kennt den Segen der Ehe nicht mehr. E il mondo non conosce più la benedizione del matrimonio. Aber wir in der Gemeinde soll der Welt das zeigen. Ma chi? Wer? Wir in der Gemeinde. Noi nella Chiesa dovremmo mostrare questo al mondo. Wenn wir glückliche Männer, unglückliche Frauen in der Gemeinde haben. E se possiamo mostrarlo, se siamo uomini e donne, marito e mogli felici in dann Chiesa. Kann das nicht verborgen sein vor der Welt. E questo non può rimanere nascosto al mondo. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini affinché vedano le vostre buone opere e glorificano il Padre vostro che è nei cieli. Ihr seid das Licht der Welt. Voi siete la luce del mondo. Wisst ihr, manchmal predigen wir so viel.
Sapete, noi a volte predichiamo tanto. Aber eigentlich müssen wir den Menschen nur eine gute und gesunde Ehe zeigen. Ma in realtà dovremmo soltanto mostrare coi fatti alle persone un matrimonio sano. Und sie werden die Ordnung Gottes sehen. E capiranno subito l'ordine di Dio. Und sie werden Gott lieben. E ameranno Dio. Manchmal ist es ganz einfach. A volte è molto semplice. Und wir sind glücklich. E noi siamo felici. So hat Gott es für uns vorgesehen. Questo è quello che Dio ha promesso, ha pianificato per noi. Und ich wünsche euch von ganzem Herzen, dass eure Ehen glücklich sind. E vi auguro di tutto cuore che le vostre coppie, i vostri matrimoni siano felici. Dass ihr miteinander wächst. Che potete crescere insieme. Dass sich die Ehepartner zu Christus führen. Che entrambi i partner si possano guidare l'un l'altro verso Cristo. Und dass euer Licht hell leuchtet in dieser Welt. E che la vostra luce possa essere forte in questo mondo. Ganz besonders für die Jugend. Soprattutto essere un esempio per i più giovani. Dass sie den richtigen Ehepartner finden. Che possano trovare il giusto compagno di vita. Und nicht überstürzt machen. E non facciano le cose alla rinfusa o troppo velocemente. Finde eine gute Frau, finde einen guten Mann. Trovati un buon uomo, una buona donna. Und du kannst den Himmel auf Erden erleben. E così potrai vivere un pezzo di cielo sulla terra. Amen. Amen. Wollen wir uns gemeinsam noch zum Gebet erheben? Vogliamo alzarci tutti insieme per concludere con una preghiera. Unser lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen dafür danken, dass wir dein Wort heute noch haben. Caro Padre del Cielo, ti vogliamo ringraziare di cuore perché oggi abbiamo ancora la tua parola. Du bist ein Gott der Ordnung. Tu sei un Dio di ordine. Du hast alles wunderbar geschaffen. E tu hai creato tutto in maniera perfetta. Du möchtest, dass der Mensch glücklich ist. Tu vuoi che le persone siano felici. Und in Eden hast du uns den Sabbat gegeben. E in Eden ci hai dato il sabato. Um die Beziehung zu dir zu verdeutlichen. Per mostrare la comunicazione, la relazione che abbiamo con te. Und die Ehe. E anche il matrimonio. Um zu zeigen, wie die Beziehung unter uns sein soll. Per mostrarci la relazione che dobbiamo avere tra di noi. Und Vater, wir danken dir für deine Weisheit. Signore, ti ringraziamo per la tua saggezza. Wir wissen, dass der Teufel beide Dinge angreifen wird in den letzten Tagen. Sappiamo che Satana attaccherà questi due elementi negli ultimi giorni. Und wir möchten dich bitten, dass wir weise werden. E ti vogliamo pregare che tu ci possa rendere saggi. Dass wir verstehen, warum du diese Ordnung gegeben hast. Affinché possiamo capire perché tu hai creato quest'ordine per noi. Wir möchten dich bitten, dass du unsere Ehen segnest. Ti vogliamo pregare che tu possa benedire i nostri matrimoni. Dass Männer und Frauen glücklich sind. Che donne e uomini possano essere felici. Dass sie in dir wachsen. Che possano crescere in te. Und dass sie ein Licht für die Welt sind. E che possano essere una luce per il mondo. Und Herr, um einen besonderen Segen wollen wir bitten. E Signore, ti vogliamo pregare per una benedizione particolare. Für unsere Jugend. Soprattutto per i nostri giovani. Bitte bewahre sie auf dem richtigen Weg. Per favore, voglia tu guidarli nella giusta via. Gib ihnen Geduld, auf den richtigen Partner zu warten. Che possano avere la pazienza di aspettare per il giusto partner. Und führe du Ehen zusammen, die unter deinem Segen stehen. E voglia tu condurre le persone che appartengono insieme fino al matrimonio. Das wollen wir dir alles in die Hand legen. Questo vogliamo porre tutto nelle tue mani. Und danken dir für deinen Beistand. E ti ringraziamo perché tu ci accompagni. Im Namen Jesu. Nel nome di Gesù. Amen. Amen. Amen.